Per te, insomma, una battuta e avete cominciato il lavoro duro. Li ho visti stanchi sti ragazzi, devo dire, erano tutti sciupati. Siamo stanchi, ci stiamo allenando tanto. I ragazzi si sono impegnati veramente molto, si sono adattati alle condizioni dei nuovi allenamenti imposti dal mister che, nonostante alleni comunque in eccellenza, si dimostra all'avanguardia per quanto riguarda l'allenamento moderno che attualmente si svolge in Italia. Volevo comunque ringraziare la dirigenza perché mi ha venuto qui fortemente e il mister che mi permette di ritornare qui a Lamezia perché io ho cominciato a fare il preparatore con i giovanissimi nella stagione 2010, poi sono stato anche qui con Costantino nel 2012-2013, quindi è bello poter ritornare e rifare questa scalata. Mi auguro che i tifosi la gente di Lamezia ci stia vicino e ci inciti come dodicesimo uomo in campo. Grazie, buon lavoro anche a te. E ora è un personale. Conserva il record di Ghiotti. Ti ho fatto una presentazione, grazie. No, non ci siamo messi d'accordo. Poi le 50 euro me le dai dopo. Allora, Franco. No, 50, abbiamo pattuito così. Comunque, a parte gli scherzi, Franco, è un'istituzione per l'Hevigo Lamezia. Tu che hai vestito questa maglia, sai che cosa significa tutti i discorsi che abbiamo fatto in premessa e in apertura sul fatto del cuore, sul fatto di sentire davvero questa maglia che si indossa e di viverla non soltanto in campo ma anche fuori, perché questo poi significa la Vigor Lamezia. Cosa diciamo di questa avventura di quest'anno, di questa Vigor, di questi ragazzi che state seguendo, che state già insomma preparando ad affrontare questo nuovo campionato? Ma sicuramente il mister la prima cosa che ha detto è di onorare la maglia, di sudarla e ogni partita fare di tutto per essere orgogliosi di indossare la maglia della Vigor Lamezia come lo sono stato io per tanti anni. Ho visto che c'è tanto entusiasmo, da tifoso che devo dire che io sia che le cose vanno bene, sia che vanno male, io al campo ci vado sempre, la Vigor la seguirò per tutta la vita. Grazie Franco, non potevi dare il messaggio più bello, in bocca al lupo e complimenti per il lavoro anche a te. Questa carrellata ve li facciamo vedere per bene, li metto da questo lato così avete anche la possibilità di fotografarli per bene. Allora, andiamo avanti, i difensori, sempre under, Francesco Iannazzo, classe 95. 95 mi avete scritto, 97, vabbè, è più giovane. Dai, su, dov'è? Ho sbagliato di 2 anni, non fa niente. Ok. Andiamo avanti con Luca. Buonasera e benvenuto. Passiamo ora sempre agli under, centito, classe 98. Sta arrivando, c'è. Buonasera e benvenuto anche a te. Terminati con i centrocampisti under, passiamo agli under attaccanti. Matteo Perri, classe 97. Metteremo la firma anche noi sul gesso. Cosa hai combinato? Buonasera. Luca Ferraro, classe 97. Promozione con l'Isola Capo di Zucco. Stiamo parlando di Angelo Ferraro. Dorina merita campionati superiori come già ha avuto. Stiamo lavorando tanto con il mister Andreoli e il prof Verdi. Voi che rappresentano davvero tanto e lo sa davvero chi è a conoscenza della storia reale, no? Della storia interna. La serata, contenti ovviamente di questo lavoro, contenti di questa presentazione. Un'ultima battuta in chiusura, abbiamo visto la squadra, mi pare che la gente abbia risposto anche positivamente. E io prima ho fatto la battuta, rispolveriamo perché forse c'è un po' di polvere su quello che. 100 minuti e minuto, quindi è di buon auspicio. Rinnovo gli auguri a tutti e in bocca al lupo e forza viva. Mi
tante le difficoltà che ci sono, lo sappiamo tutti, insomma, sono gli occhi di tutti, però voi veramente con un lavoro serio state cercando di recuperare, di far tornare quei cose che si vuole. Io ci tenevo a ricordare a tutti, la Lugo Lamezia non è un bene nel mio, non è il presidente di Lambert, è la città di Lamezia Terme, quindi stateci vicini, vi daremo soddisfazione. Grazie, grazie ai presidenti, grazie veramente a tutto lo staff, perché vi posso assicurare, ma vogliamo averlo tutti perché la Lugo Lamezia rappresenta.